Bentrovati amici, una bellissima giornata, ci sono 12,7 gradi, destinazione Pont-de-Châtelet, facciamo il Colle della Maddalena, previo neve, ghiaccio e quant'altro, vediamo un attimo, palle di fieno dal mattino, via, sono con Ale, il mio socio in affari, ci sentiamo più tardi, tanto il Colle della Maddalena è fantastico, ve lo faccio vedere, ciao ciao! Allora abbiamo deciso di fare un abbocchino perché io non mi sono accorto che Carmen Sita qui presente ha giusto un po' di sete. La considerazione sulla giornata, ha messo bello tutto il giorno, qui sole che spacca le pietre e un freddo che altrettanto. Alessio era concorda l'idea di tentare l'impresa di andare a vedere sto posto. Rabocchino. Salve! Mamma mia sei sete, oh! Eh. 22,77. Abbiamo raggiunto De Monte, siamo in questa ridente cittadina con questi due smarrona palle che non riusciamo a passare. Mi sto tediando da solo a star dietro a questi qua, quindi ci sentiamo dopo. Benissimo, abbiamo superato il binario, i camion li abbiamo passati, ma dove era lecito farlo? Stiamo salendo, devo ancora impostare il navigatore, ma perché come ogni buon mattino sappiamo neanche come ci chiamiamo, quindi ricordarsi il nome di una località francese a quest'ora è veramente tosta. Oddio, la strada qua non promette nulla di buono, fino a Vinadio era bella asciutta, qua invece è un po' viscida e la temperatura sta scendendo drasticamente, è in soli 4 km al massimo, è scesa di 5 gradi, buio, magari rallentiamo, grazie. Brava Carmen Sita. Ok, Ale c'è. E sole fu! Il cielo è terso, ragazzi, guardate che azzurro! E che luci su queste montagne, no, spettacolo, ehi! Ero arrivato un po' lungo, Carmen Sita non mi dici niente, ringraziamo il telelever, va? Di lupe nel mondo uno ce n'è, sempre pronto all'avventura lui è. E ogni tanto si ritorna bambini, dai, oddio, ho seri dubbi di essere cresciuto mai, però, oh, questa me la sono ricordata. Vedo una sega. Oh! È proprio una gran bella moto, l'Africa Twin. Piace da matti. Guardate sta gola. Una pioggia di piaino, grazie Ale. Porca... avere il controllo di trazione, ragazzi. Sull'asciutto siamo a posto, Che altro le gomme che veramente stanno tirando le cuoia e sono agli sgoccioli. Vabbè, no, non è una scusa, davvero. Non sono gomme termiche, quindi fanno quello che possono, ma poi la moto è senza controllo di trazione, quindi con queste temperature è sempre meglio non rischiare. Scusi, grazie. Molto bene, molto bene. Lo
Lo sai, Sita, che quando arriviamo stasera siamo marroni, vero? Che vallata! Ai 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 ai! Avete visto che anche nonostante i controlli di trazione. Qua è proprio ghiaccio. Se moriamo, moriamo da eroi, eh? Controllo di trazione, ABS, tutte queste cose. Cosa ce ne facciamo noi? Dimmelo, dimmelo, Sita, dimmelo. E questo è tutto allenamento per l'agnello Treffen, ragazzi. No, non ti fermi. Ale? Alessio? Ale Baz? Gol del VAR! Prima della costruzione di questo ponte si accedeva a Fouillose tramite un sentiero che attraversava l'Ubaye alla parte alta di Saran. Per facilitare un accesso permanente al borgo si propose la costruzione di una nuova strada con il progetto di un ponte presentato il 14 agosto 1875. Approvato dal Consiglio Comunale nel 1878, aveva la variante del ponte in legno per contenere i costi di costruzione. Il 14 luglio 1879, per ragioni di sicurezza e durevolezza, si optò per la costruzione del ponte in muratura. Il 21 luglio 1879, con l'accordo delle autorità militari, il prefetto approva il progetto. Il ponte fu completato nel 1882, ma è solo nel 1888, con la fine delle perforazioni per le gallerie, che la strada sarà percorribile. Durante il secondo conflitto mondiale, l'arco fu danneggiato dai bombardamenti, ma resistette, mentre la strada fu distrutta. Restaurato nel 1945 con la sua altezza di 108 metri per 3 di larghezza e 27 di lunghezza, il ponte rimane tutt'oggi un'interessante meta turistica. Tirava veramente tanta aria. E qua potete vedere le condizioni del manto stradale. Oltretutto ora siamo in discesa, prima salire è stato un pelo più facile. Comunque, tornando al ponte, che è una location fantastica, siamo arrivati praticamente a Saint Paul de l'Ubaye e come avete visto la strada era praticamente bianca, come avesse appena nevicato, e pesta, quindi ghiacciato, ghiaccio veramente viscido. E allora abbiamo dovuto fermarci con le moto, eravamo già depressi perché siamo fatti veramente un mazzo tanto. Trovarci sto pezzo brutto, non ci siamo fidati andare con le moto, eravamo via, un po' depressi. Fortunatamente io, grazie alla mia faccia da schiaffi, c'era un operaio del comune che girava di lì con la pala e lo spargisale, e allora gli ho chiesto indicazioni. Lui mi ha detto che la strada era proprio tutta così, era brutta e impraticabile con le moto. Non so se preso dal nostro sconforto, e dopo 5 minuti passa con un Toyota Hilux cabinato e parlando, io poi gli chiedo un passaggio per il ponte, ma così bonariamente, senza... Lui si è offerto tranquillamente, senza fare una piega, siamo saliti su grazie a lui. Non vi dico stirati come dentro sta cabina, perché era a posto per due, noi la matematica non è un'opinione, siamo in tre, e si stava veramente scomodi, come le sardine in una scatola.
E lui ha avuto la pazienza, ha aspettato che facessimo tutte le nostre foto, io facessi volare il drone. Drone che in balia delle correnti ascensionali non riusciva più ad atterrare, è stato un dramma veramente. Oggi si volava male, via, troppo vento. Non mi sono fidato ad azzardare oltre. Soddisfatti pienamente, nonostante la sfortuna di trovare la strada in quelle condizioni. Adesso stiamo ritornando a casa e volevo passare dal VAR per fare il giro ad anello, visto che era solo 16 km da lì. Noi non dovevamo tornare in questa pista di pattinaggio, ma il tipo lì del comune mi dice che è ancora peggio, quindi oggi accontentiamoci, magari quest'estate riusciamo a vedere un bel giro ad anello con questo ponte nella sua bellezza primaverile. Porco Giuda. Scusate. Oh, mamma mia. Bene. Cioè. Dai, Sita, se cadiamo abbiamo la copertina, eh? Abbiamo la copertina per fare il video, dai. Ora però non è che devi cadere, eh? Ho detto sì. Muy bien. Allora, eccoci di ritorno. Un'altra avventura che volge al termine. E speriamo che questo video vi piaccia. Se è così, mettete un like e condividetelo. Parlate di questo moto mondando che spara delle gran minchiate in moto per la grande. Ci dobbiamo salutare, malincuore. Ciaone ragazzi, ciaone!